Barcellona 2000 e 17, prima eliminazione meno 16. Dicevamo 2017 in Cina, 2019 a Barcellona, 2021 avrebbe dovuto essere, poi per causa Covid, 2022 in Argentina. E quest'anno torniamo negli anni pari con il 2024 in Italia, una grandissima manifestazione se avete tempo, modo, occasione. Intanto qua succede un po' di tutto nei primi giri con Paolo Silva. Silva, veterano del pattinaggio italiano, in gran condizione per tanti anni. Passato quest'anno, anzi no, non quest'anno, proprio recentemente passato lo skate in concorrenza. Dicevamo, la prima campana sarà a meno 17, quindi avremo 13 giri solo per posizionarci. Davanti Paolo Silva, sempre lui. Anzi no, adesso viene sopravanzato da Gabriele Pesana, quindi poi i due ragazzi della Brianza Inline, Calzati e Stocco, occupano l'intera sede stradale, cioè grande lotta per le posizioni. Quando al passaggio mancavano ancora 28 giri. 111, prima munizione, 1-1-1, prima munizione. Adesso era Simone Proverbio davanti per il GP Immobili Cantù, esatto, sono i due ragazzi di Cantù, Proverbio e Covelli in questo momento davanti, poi il gruppo è allungato. Non c'è qui una superstar come Melissa Gatti nella gara precedente, ci sono diversi atleti che possono ambire alla vittoria in questo 25esimo trofeo La Torre di Merate. Ancora una volta l'artellistica Roseda non ha tradito le aspettative, un gran trofeo fino a questo momento, molto spettacolare. Parlavamo di Vörgl prima, in Austria, dove alcuni atleti sono proprio impegnati in questi giorni. 250 metri, molto accolto, c'è possibilità di vedere le gare da vicino, senza mega percorsi troppo lunghi, senza alberi, senza strane costruzioni, si vede tutto il tracciato. 250 metri, tra l'altro molto tecnica, perché ad altissima velocità prendere queste curve è tutt'altro che semplice. Quindi chissà che non vedremo una gara internazionale, non voglio spoilerare niente, potrebbe essere che fra poco, forse già nel 2025, ci sarà una gara internazionale qui. Adesso Filippo mi manda un accidente, ma questo è quello che si dice, le voci del popolo dicono così. Marcelin Bassiou cerca guai, andando a infilarsi in quarta posizione dall'interno, al passaggio meno 24. Sempre adesso sono Paolo Silva, Gabriele Baietta in seconda posizione. Intanto numero 100, prima munizione 100. Ora avanti Besana, si lotta con grande accanimento per le prime posizioni, sono già persi due vagoni, il treno ha perso due vagoni. Vediamo, grande tecnica anche per questi ragazzi, adesso Gioele Citterio molto esperto nonostante la giunta, il ragazzo della Brianza Inline con Samuele Stocco dietro di lui e poi il solito Paolo Silva, poi ragazzi della Paternese quando al passaggio mancano 22 giri. Paolo Silva aggrappato, nascosto, protettissimo dietro i Gioele Citterio e Samuele Stocco. Adesso il body del GP Immobili Cantù in testa al gruppo quando mancano 21 tornate. Simone Proverbio, poi Besana, poi Citterio, poi Stocco, poi Silva, questi primi 5, poi il treno
possiamo definire il colore della Padernese? Granata, come lo possiamo chiamare? Dopo il treno rosso di Mario Cipollini di qualche decennio fa. Sempre davanti, Proverbio, poi Besana, poi Stereo, poi Stocco. Adesso si infila in terza posizione. In seconda posizione Mattia Siri, quando siamo a meno 19. Adesso va davanti ai portacolori della Savoia Inline, quindi Mattia Siri, poi Besana, poi Proverbio, poi Citerio, Stocco e Silva, questi i primi sei. Paolo Silva all'esterno, per vie esterne, dimostra di essere ancora in gran condizione quando manca un giro alla campana. Manca un giro alla campana, dicevamo, il treno che ha perso qualche vagone, quindi all'inizio le eliminazioni non saranno sprint sul traguardo. Besana e Paolo Silva, Tia Siri. Attenzione, sono fermati alcuni atleti, quindi campana a meno 15. Campana a meno 15, prima eliminazione a meno 14. Campana a meno 15. Quindi Besana, poi Siri adesso all'interno, Gioele Citerio, per via interne, riesce da un bello strattone insieme con il compagno di squadra. Ovviamente salteranno altre eliminazioni. Ci credo lo Stocco, Paolo Silva, sempre nascosto dietro. Quindi campana a meno 14. C'è stato un altro ritiro, campana a meno 14. Se lo annunceremo anche ai ragazzi quando saranno. Altro aggiornamento. Campana a meno 13, prima eliminazione a meno 12, campana a meno 13. Gabriele Paglietta davanti, adesso prova l'unità della Padernese a dare uno strattone. Sono Baietta, Michele Merlini e Riccardo Baietta, Gabriele e Riccardo Baietta e Michele Merlini danno una bella tirata quando siamo a meno 14. Adesso è Cristian Vignazza in testa al gruppo. Campana a meno 12, ad ogni giro perdiamo qualcuno. Campana a meno 12, prima eliminazione a meno 11, campana a meno 12. Dicevamo Cristian Vignazza, poi Michele Merlini in seconda posizione, il trio della Padernese. Adesso provano per vie esterne i due ragazzi della GP Mobili Cantù con la campana che suona meno 12, campana al prossimo passaggio, prima eliminazione. Canto numero 41, edizione 4-1. Rettifica 541, prima munizione 5-4-1. C'è davanti il Proverbio, il passaggio eliminazione. 1-2, atleti staccati. Vediamo chi sarà il primo eliminato. 222, primo eliminato Cristian. C'è eliminazione, ma eliminazione di un altro atleta staccato. E lui passa in questo momento sul traguardo, l'atleta eliminato 573. Quindi qui l'atleta eliminato, 4-1 Adrian. E a questo punto eliminazione di meno 8,
eliminazione al passaggio, eliminazione adesso. 559, 559, Davide. E adesso abbiamo davanti Baietta, ma il gruppo è molto allungato, volata per l'eliminazione di meno 7. Ed eliminato 5-3 Michele, poteva essere protagonista dell'eliminazione per pochi millesimi, ma siamo già all'eliminazione del giro successivo, che è quello di meno 6. 38 ha determinato 3-8 Achille, grazie Achille per esserti fermato subito. E adesso il gruppo è di una decina di unità con il passaggio, mancheranno 5 giri e quindi alta eliminazione, eliminazione al passaggio, eliminazione adesso. Numero 100 eliminato Riccardo, e anche 315, prima ammonizione, 315, prima ammonizione, 162, prima ammonizione, 162, eliminazione di meno 4. Cristian, grazie per esserti fermato subito. E la gara è molto molto tirata, con Baietta davanti da diverse tornate, l'eliminazione di meno 3. Trecentoquindici, Paolo Silva, sfortunato in questo frangente, meno di mezzo pattino. 161 eliminato qui, 161 Gabriele Vesana, e adesso sono i due ragazzi della Brianza in line davanti quando il passaggio. Ultima eliminazione campana, ultima eliminazione e campana dell'ultimo giro. E su 541 l'atleta Siri eliminato, ma siamo alla volata finale con Gioele Citterio. 162-162 l'atleta eliminato, ma siamo adesso alla volata finale, alla volata finale con Gioele Citterio. Gioele Citterio, bene, facciamo un grande applauso al vincitore della gara di eliminazione, Gioele Citterio.